rientrando a metà giornata dal lago di Cles, passammo a fare un giro per Trento. E così, passeggiando per la città, decidemmo, dato che lo trovammo aperto, di visitare il Castello del Buon Consiglio. In questo video un riassunto veloce delle cose da sapere, ma ci sarebbe tantissimo da dire. Dovete sapere che è uno degli edifici più conosciuti di Trento e uno tra i maggiori complessi monumentali del Trentino Alto Adige. Dal XIII secolo fino alla fine del XVIII secolo, residenza dei principi vescovi di Trento, e composto da una serie di edifici di epoca diversa. Castelvecchio, la parte più antica del complesso, venne edificata nella prima metà del 200, lungo il tratto orientale delle mura cittadine, sopra un rilievo roccioso, originariamente sede di un castrum romano, in prossimità del fiume Adige. Aveva in origine la funzione di roccaforte militare. Ancora oggi si possono leggere nella struttura massiccia dell'edificio, dalla facciata realizzata con pietre squadrate, elementi difensivi come le feritoie, la porta gotica ferrata e l'ingresso realizzato sopra l'antico ponte levatoio. Oggi i diversi ambienti del castello ospitano le collezioni provinciali d'arte, suddivise nelle sezioni d'archeologia, d'arte antica, medievale, moderna e contemporanea. Il complesso stesso del Buon Consiglio ha assunto nel 1992 la denominazione ufficiale di Castello del Buon Consiglio, Monumenti e Collezioni Provinciali, e forma una rete di esposizioni artistiche diffuse su buona parte del territorio trentino. Castelvecchio è dominato da una possente torre cilindrica. All'estremità meridionale del complesso si trova Torre Aquila, che conserva all'interno il celebre Ciclo dei Mesi, uno dei più notevoli cicli pittorici di tema profano del tardo medioevo italiano. Tutto questo e altro lo trovate tranquillamente sull'internet. Il costo del biglietto d'ingresso è di 10 euro. Se si vuole visitare la Torre dell'Aquila sono 2,50 euro. Un paio di ore servono tranquillamente per una visita. Indubbiamente, se uno corre, anche meno. Personalmente ho trovato il complesso ben tenuto e dunque il costo del biglietto è più che meritato. Tornerò sicuramente con più calma e visiterò sicuramente la torre. Gli esterni a ingresso libero sono molto belli per una passeggiata e un momento di relax. Poi si è vicini al centro città, dunque cosa vi devo dire, dai. Questo era un piccolo sguardo al Castello del Buon Consiglio. Voi lo avete mai visitato? Beh, fatemelo sapere nei commenti qua sotto. Vi ricordo inoltre che un mi piace è sempre gratuito e noi ci vediamo in un prossimo video. Non mi rimane nient'altro da dire se non... E vai!